Buongiorno a tutti. Lo so che ci sono cose più importanti, lo so che l'Italia non può restare appesa al bunga bunga, lo so che Berlusconi ne ha combinate di ben peggiori, che ricevere in casa propria prostitute, minorenni, fare telefonate come quelle che risulta aver fatto alla questura di Milano. Però stiamo attenti perché c'è una tendenza a minimizzare questi fatti dicendo che c'è di peggio, c'è sempre di peggio. Però i fatti di cui stiamo parlando sono l'attualità di questi giorni, stanno ancora una volta terremotando il potere in Italia e forse è il caso di prenderli per quello che sono, cioè cercare di capire esattamente che cosa è successo ed esattamente che significato ha e quali particolari di questi fatti hanno una rilevanza pubblica e quali no, per evitare di sottostare ai soliti depistaggi politici e mediatici che dirottano la nostra attenzione verso aspetti marginali, che invece sembrano i più importanti in quanto i più pruriginosi. Distogliendola invece da quelli magari un po' più noiosi, che però sono fondamentali perché riguardano non la vita privata del Presidente del Consiglio, ma la vita pubblica, la vita politica, la vita istituzionale. E soprattutto prendiamo questo ennesimo scandalo come una prova su strada del modus operandi del Presidente del Consiglio e della sua filosofia, della sua concezione della democrazia. Perché è questo che emerge dalle cronache sulla notte, la sera e la notte del 27 maggio scorso. Intanto, un mese prima, il 12 aprile, Berlusconi aveva incamerato l'ennesima, anzi il 7 aprile, aveva incamerato l'ennesima firma del presidente Napolitano sulla ennesima legge ad personam, il legittimo impedimento, quello che consacrava la sua impossibilità continuativa e inderogabile a presenziare alle udienze dei processi e quindi l'obbligo per i giudici di rinviare sine die i processi perché lui con i processi non ha il tempo di governare. 7 aprile la firma di Napolitano, 12 aprile gli avvocati di Berlusconi invocano il legittimo impedimento fino al 21 luglio, cioè praticamente fino a settembre perché il 21 luglio i tribunali, salvo affari urgenti, sono chiusi per ferie. E un mese dopo, un mese e mezzo dopo, il 27 maggio, Berlusconi trascorre ore e ore alle prese con la questura di Milano per ottenere il rilascio di una minorenne di origini marocchine, senza fissa dimora, senza un reddito documentato, senza un mestiere, senza un nome, senza un'identità, senza una nazionalità, fermata per furto. Quindi vuol dire che ha molto tempo libero, vuol dire che la Presidenza del Consiglio non lo assorbe affatto giorno e notte, come lui spesso ci viene a raccontare. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento è quello che succede la sera del 27 maggio sulla linea telefonica tra Palazzo Chigi o Palazzo Grazioli, non fa molta differenza, anche Palazzo Grazioli è diventato un edificio pubblico, un edificio di Stato, con tutte le protezioni e le prerogative degli edifici di Stato, e la Questura di Milano, dove è presente il capo di gabinetto, la più alta autorità in assenza del questore. La linea telefonica dunque tra Palazzo Grazioli o Palazzo Chigi, la Questura di Milano, la Procura dei Minori e altri numeri privati che vedremo. E cosa succede quella sera? Succede che alle ore 19 viene portata in questura questa Ruby, è un nome d'arte, è una ragazza marocchina, figlia di un Vukumpra, che con tanto di permesso di soggiorno abita in Sicilia con la moglie, ma ha in qualche modo scaricato la figlia perché la figlia ha rinnegato i genitori, genitori che sono musulmani osservanti e che mal sopportano
i costumi di vita di questa ragazza molto disinibita e molto esuberante, direi fuori controllo. Perché la ragazza viene portata in questura? Perché una sua amica l'ha riconosciuta per la strada a Milano in corso Buenos Aires come colei che qualche sera prima, con la scusa di ospitarla in casa sua, approfittando della sua distrazione, le ha rubato 3.000 euro. Questa è l'accusa per cui vede la ragazza in corso Buenos Aires, segnala alla polizia, la polizia interviene, ferma la ragazza per furto e la porta in questura a Milano, in via Fate Bene Fratelli. E ci sono le solite procedure, la fotosegnalazione, viene fotografata la ragazza. Si cerca di risalire alla sua identità e al suo curriculum, eventualmente giudiziario, se ci fossero delle precedenti denunce o dei precedenti fermi. Non salta fuori niente. In questi casi che cosa si fa? In questi casi, dato che la ragazza è minorenne, si interpella la procura dei minori, perché quando la ragazza minorenne è accusata di un reato, la procura dei minori deve decidere di metterla in comunità. La ragazza peraltro è già stata in comunità, è fuggita un paio di volte da comunità varie, e infatti viene interpellata la PM Fiorillo della Procura dei Minori, la quale, come sempre si fa in questi casi, dice che la ragazza va identificata, avviata in una comunità, se non ci fosse posto subito in una comunità va trattenuta in questura fino a quando non ci sarà un posto. Se poi si dovesse identificarla e scoprire che c'è qualcuno che può farsi carico credibilmente di lei e tenerla sotto custodia, nel caso la si affida poi a questa persona. È una procedura normale, ma a questo punto, a renderla anomala, interviene una telefonata del Presidente del Consiglio. Mentre sono lì in questura che stanno provvedendo all'identificazione, hanno anche interpellato varie comunità nelle quali lei è stata per vedere se qualcuna ha questa carta d'identità famosa, e nessuna di queste comunità, data l'ora, è in grado di consultare questi archivi, per cui nella comunità dove la ragazza era stata si dice: vi chiamiamo domani e vi mandiamo per fax la fotocopia dei suoi documenti perché adesso gli uffici sono chiusi. Beh, insomma, in quel mentre alle ore 23 arriva una telefonata personale del Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi, che da Roma, tutto agitato, chiama il capo di gabinetto della questura, dice: so che avete fermato questa ragazza. Come ha fatto a saperlo? I casi sono due: o la ragazza, munita di telefonino mentre la portavano via o mentre è già in questura, ha chiamato Berlusconi, pare che abbia tutti e due i suoi numeri, sia il numero di cellulare sia il numero privato, memorizzati sul suo cellulare, quindi può aver fatto lei la chiamata, adesso i magistrati con i tabulati lo verificheranno, oppure è stata un'amica a segnalare a Berlusconi che Ruby è stata fermata. Chi è questa amica? È una certa Michelle, brasiliana, pare sia una escort. Anche lei dice al Corriere della Sera di avere da 5 anni memorizzato il numero di cellulare privato di Berlusconi, il quale le ha detto: tienilo, in caso di emergenza usalo. E lei dice di averlo usato per la prima volta per avvertire Berlusconi che Ruby era finita in questura. Domanda: perché è considerata un'emergenza per Berlusconi che Ruby sia finita in questura? Evidentemente sia Michelle sia Ruby sanno che quel fermo potrebbe provocare dei gravi pregiudizi al Presidente del Consiglio. Perché? Perché evidentemente Ruby, finita sotto il controllo della polizia, potrebbe raccontare delle cose che non bisogna sapere. E quali sono queste cose? Sono cose che attengono alle feste, i cosiddetti bunga bunga. Non mi ci addentro perché non mi interessa niente quello che fa Berlusconi nel suo letto, nelle sue piscine e tra le mura domestiche. Lo dico perché i giornali di Berlusconi, solo
dell'aspetto sessuale si sono occupati a proposito di questa vicenda, proprio nell'ambito di questo tentativo di depistaggio. Elisir di Bungavita, libero, caccia all'harem di Silvio, elogio, il giornale Elogio del Bunga Bunga, un'altra ragazzina per infangare Silvio, libero. Altri veleni sul Cavaliere, in arrivo un sexy scandalo, il giornale. Il Bunga Bunga di Fini, vabbè, questo è il giornale, ancora è strepitoso, cioè attribuiscono addirittura a Fini quello che fa Berlusconi. Ci risiamo con la gnocca, come se il problema fosse quella. Bunga Bunga basta. Primo giorno c'è anche il Corriere che si dà da fare per depistare e titola La bufera delle feste di Arcore, come se il problema fossero le feste di Arcore. Berlusconi è libero di fare tutte le feste che gli pare con tutte le persone che gli pare, sempre che naturalmente in quelle feste non vengano commessi dei reati e non si facciano delle cose che poi non si è in grado di giustificare e sostenere in pubblico, perché in questo caso ci si rende ricattabili. E la ricattabilità del Presidente del Consiglio non è un suo problema, ma è un nostro problema, perché chi lo ricatta può evidentemente indurlo a fare delle cose che non farebbe se non fosse ricattato, e quindi in qualche modo sarebbe in grado di coartare la libertà d'azione del capo del governo, inducendolo a certi comportamenti anziché a certi altri, non nell'interesse di tutti, ammesso che lui abbia mai fatto qualcosa nell'interesse di tutti, ma nell'interesse di qualcuno. Al di là di questo, lui è libero di fare tutte le feste che vuole, quindi a me del Bunga Bunga e delle feste non me ne può fregare di meno, salvo quei due aspetti. Il problema è appunto quello che succede per coprire quello che potrebbe raccontare la ragazza minorenne, ha compiuto 18 anni proprio oggi, una volta portata in questura. La telefonata di Berlusconi sortisce l'effetto che si può immaginare. Immaginatevi un funzionario della questura che si sente chiamare personalmente dal Presidente del Consiglio, a cui gerarchicamente fa capo, perché le questure fanno capo alla prefettura, il prefetto è il rappresentante del ministro dell'Interno, e il ministro dell'Interno è ovviamente parte del Consiglio dei Ministri, presieduto da Silvio Berlusconi, che fa la chiamata, quindi il capo di gabinetto si fa la pipì addosso o qualcosa del genere. C'è Berlusconi che gli dice: avete fermato questa ragazza? Sì. E gli dice: bene, rilasciatela perché ci è stata segnalata come parente, nipote dice, del presidente egiziano Mubarak. E sarebbe opportuno evitare che fosse trasferita in una struttura di accoglienza. E poi fa capire che se così non fosse, cioè se la questura facesse quello che deve fare, ci potrebbe essere un incidente diplomatico fra l'Italia e l'Egitto. Naturalmente, come fanno in questura a sapere se la ragazza è marocchina o egiziana, visto che non ha i documenti? Non lo sanno. Non lo sanno. Il Presidente del Consiglio dice è la nipote di Mubarak. Alla questura non dovrebbe interessare, perché è nipote di Mubarak, di Obama o di Biancaneve e i Sette Nani, chi se ne frega. Se è stata fermata per un furto, bisogna seguire le procedure che si seguono in questi casi. Ma voi sapete, siamo di fronte a un abuso di potere, il capo del governo che ordina di fare una cosa diversa da quella che si dovrebbe fare in casi ordinari, e quindi il funzionario, tra l'obbedienza alla legge e l'obbedienza a Berlusconi, sceglie l'obbedienza a Berlusconi e comincia ad agitarsi. Perché? Perché è ovvio che è stata contattata la Procura dei Minori. La Procura dei Minori ha detto che cosa si deve fare, peraltro lo sanno anche in questura quello che si deve fare in questi casi: identificare, vedere se ci sono persone che possono prendersi carico della ragazza. In mancanza di identificazione si manda in comunità protetta, oppure
si trattiene in questura fino a quando non si è trovata una comunità protetta disponibile. Come fare? Ecco che la menzogna di Berlusconi, la nipote di Mubarak, tra l'altro una menzogna da film di Totò, Berlusconi è convinto che i marocchini e gli egiziani siano tutti della stessa razza, no? Siano tutti uguali. In realtà sapete la distanza che c'è fra il Marocco e l'Egitto, l'ha scritto Michele Serra, ha detto che il Marocco sta all'Egitto come la Svezia sta al Portogallo, ma per Berlusconi è tutta la stessa roba, marocchini, egiziani, chi se ne frega. La menzogna di Berlusconi sulla nipote di Mubarak produce menzogne da parte dei vertici della Questura di Milano al magistrato, che ha già dato le sue direttive e che fino a prova contraria in uno Stato di diritto è sovraordinato alla Questura. Decide il magistrato quello che deve fare la Questura, non decide la Questura quello che deve fare il magistrato. Ancora siamo in uno Stato di diritto dove la magistratura è un potere dello Stato che non può prendere ordine da altri poteri dello Stato e la Questura non è un potere dello Stato. E allora si inganna il magistrato, dicendo intanto che è stata identificata la ragazza, mentre in realtà non è stata identificata perché quella carta di identità, nonostante tutte le telefonate che si sono fatte e che non si sarebbero mai fatte se non ci fosse stato l'intervento di Berlusconi perché la ragazza venisse liberata al più presto, non è arrivata e quindi non si sa esattamente chi è questa ragazza. Viene detto al magistrato che è stata identificata in modo da legittimare con un falso quello che sta per avvenire. Perché nel frattempo Berlusconi ha ritelefonato, ha detto abbiamo già dato garanzia che viene liberata, quindi state attenti alle implicazioni diplomatiche col governo egiziano, e ha aggiunto consegnatela a Nicole Minetti, che è una consigliera regionale del PDL e viene presentata come rappresentante della Presidenza del Consiglio. Chi è Nicole Minetti? È una ballerina di Colorado Café, Mediaset, 25 anni, presentata come igienista dentale personale del Cavaliere, che nel mese di aprile è stata eletta consigliere regionale nel listino di Formigoni. Quindi oggi la paghiamo noi. Consigliere regionale, 25 anni, una carriera prodigiosa, una enfant prodige della politica italiana, delle tante giovani promesse che Berlusconi lancia per svecchiare la politica. Bene, Nicole Minetti, totalmente asservita agli interessi di Berlusconi, prende e a quell'ora della notte si presenta in questura. Perché bisogna andare a prelevare la finta nipote, la falsa nipote di Mubarak. Nicole Minetti deve garantire, e lo fa, che sarà lei a prendersi in carico la ragazza per non doverla mandare in una comunità protetta. Insieme a Nicole Minetti arriva anche la Michelle, la cosiddetta brasiliana, la brasiliana, che i giornali presentano come cubista escort, lì i confini non si capiscono mai bene, che è quella che avrebbe avvertito Berlusconi del fermo di Ruby. Arrivano Michelle e la Minetti. La Minetti dice che conosce Ruby, dice che è pronta a prendersela in casa. A questo punto, che cosa succede? Alle ore 24, mentre è già arrivata la Minetti ed è arrivata la brasiliana, c'è una nuova telefonata, stavolta non di Berlusconi, ma del caposcorta di Berlusconi, anche lui mobilitato, un altro dirigente della Polizia di Stato. Sapete che le scorte non sono scorte private, sono ufficiali dei carabinieri oppure dirigenti di polizia. Il caposcorta di Berlusconi chiama il suo collega in questura a Milano perché vuole sapere se hanno già rilasciato la ragazza alla Minetti. Ancora non l'hanno fatto,
stanno ultimando gli impapocchiamenti con la procura dei minori e alle 2 finalmente dalla questura viene redatto il verbale di provvisorio affidamento di Ruby a Nicole Minetti con avviso di tenere la minore a disposizione del PM e la Minetti e Ruby escono insieme dalla questura. Naturalmente non è vero niente che la Minetti, altro falso, prenderà in carico questa ragazza, anzi dirà ma io la conosco appena, e infatti la ragazza non va a dormire dalla Minetti, va ad abitare provvisoriamente presso la brasiliana. Presso la brasiliana rimane una settimana. Dopodiché, il 5 giugno, cioè 8 giorni dopo, viene chiamata una volante. Perché? Perché in un appartamento di periferia vicino Milano ci sono due donne che stanno massacrandosi di botte. Segnalazione, arriva la volante e chi ti trova? Ti trova la brasiliana e Ruby. Ruby indossa uno slipino e basta, coperta di lividi, col labbro gonfio, perché si stanno massacrando di botte lei e la brasiliana e si stanno dando reciprocamente degli insulti piuttosto coloriti. La brasiliana dice di non essere lei l'affidataria della minorenne, cioè di Ruby, ma che l'affidataria è la Minetti, presso la quale però Ruby non abita. Ruby, ferita da quella rissa, viene portata in ospedale, viene medicata, viene riportata in comunità e subito dopo sparisce un'altra volta da questa comunità. Dove riciccia fuori? Riciccia fuori il 15 giugno, quando si presenta al pronto intervento, all'ufficio pronto intervento del Comune di Milano, dichiarando di avere delle figure adulte di riferimento, vuole regolarizzare la sua posizione di affidamento e sostiene di avere delle persone che sono in grado di prendersi carico di lei fino a quando non avrà compiuto la maggiore età. Siamo al 15 giugno. Poco dopo, nell'ufficio pronto intervento del Comune di Milano, si presenta chi? Anzi, telefona chi? Lele Mora, impresario dei divi dello spettacolo, il quale dice di essere disponibile a chiedere l'affidamento della minore. E poi, il 23 giugno, accompagnata da due avvocati, tra cui quello che assiste Mora, si ripresenta Ruby, dicendo che dopo essere scappata dall'ultima comunità era andata a vivere nella casa della figlia di Lele Mora, tale Diana Mora, perché ha dei rapporti di lavoro con la famiglia Mora, e che vuole tornare ad abitare lì, non in comunità. Tant'è che poi la figlia di Mora farà domanda di affidamento a sua volta, ma il Tribunale dei minorenni dice col cavolo che ti affido alla famiglia Mora, respinge la richiesta di affidamento e ripiazza la ragazza in una comunità per minori dove si dovrebbe trovare in questi giorni, in attesa appunto del suo 18° compleanno, e cioè oggi. Questa è un po' la storia, che è una storia che la dice lunga sul modus operandi di Berlusconi, cioè Berlusconi travolge le norme, travolge le prassi, travolge le leggi, travolge le consuetudini, travolge le carriere di questi poveri funzionari della Questura di Milano che sono stati costretti a farne di tutti i colori per compiacerlo. È convinto che dicendo la tipa è una mia amica verrà trattata in modo diverso, ma non dice nemmeno è una mia amica, dice è una nipote di Mubarak, tanto
Chi andrà a controllare presso Mubarak che quella non è la sua nipote? Dice la prima cosa che gli viene in mente, la nipote di Mubarak. Poteva dire la cugina di Obama, poteva dire la figlia di Gheddafi, qualsiasi cosa. Per salvarla dalla questura, salvarla da che? Pensate l'offesa che viene fatta alle forze dell'ordine da una mossa di questo genere, cioè l'idea che uno che viene fermato per furto in questura debba essere salvato, perché altrimenti che gli fanno in questura? Il bunga bunga? Pensate il pensiero offensivo che viene a questo signore, no? Qui dice, oddio, l'hanno portata in questura per furto, bisogna salvarla, ma salvarla da chi? A meno che lui non sappia che nella questura di Milano ci sono degli aguzzini che torturano la gente, nel qual caso dovrebbe rimuoverli, invece di salvare le amichette sue dicendo sono nipoti di Mubarak. E poi c'è questa idea per cui il magistrato che cosa deve fare? Il magistrato deve obbedire alla polizia, la quale obbedisce al Presidente del Consiglio. Ecco, qui c'è proprio tutta la riforma della giustizia. Non l'hanno ancora fatta, ma l'hanno già praticata quella notte, la riforma della giustizia. È una prova su strada della riforma della giustizia. Il Presidente del Consiglio chiama un poliziotto, il poliziotto chiama il magistrato e si fa quello che dice il Presidente del Consiglio. Naturalmente adesso ci saranno molte persone che dovranno rispondere di tutto questo. Intanto ci sono indagati per favoreggiamento della prostituzione Emilio Fede, che secondo la ricostruzione della procura sarebbe colui che ha conosciuto questa ragazza a un concorso di bellezza di cui lui era presidente della giuria in Sicilia, l'avrebbe segnalata a Mora, che l'avrebbe cominciato a far lavorare in qualche discoteca come cubista e poi l'avrebbe portata ad Arcore in queste feste dove decine e decine di ragazze di cui nessuno, nemmeno Berlusconi, conosce l'identità, fanno, vedono cose, registrano, filmano, fotografano, spifferano, raccontano, parlano, ricattano magari, chi lo sa, svelano segreti e poi il cavaliere ogni volta è costretto a inseguire per tamponare. C'è l'ufficio toppe, l'ufficio alibi che è scatenato, no? Perché poi bisogna intervenire, polizia, magistratura, stampa, televisione, leggi. A volte si devono fare delle leggi per tamponare queste cose, la legge sulle intercettazioni, perché credete che sia all'ordine del giorno da più di 2 anni? Proprio per questo. Mica è lui che ha paura di essere intercettato, ha paura che frequentando questi giri di prostituzione, di cose eccetera, qualcuno di questi papponi venga intercettato e parli di lui, come è capitato con Tarantini, come è capitato adesso in questa storia, dove non c'è stato nemmeno bisogno di intercettazioni, semplicemente da un caso di furto è venuto fuori il festino, anzi i festini, nelle residenze del capo del governo. Essendo stata identificata la minore, avendo dato la stessa il consenso, conoscendo la Minetti, si procedeva ad affidare la minore d'intesa con l'autorità giudiziaria. Questo è il rapporto che la Questura di Milano fa al Viminale, mentendo sul proprio operato, dopo aver mentito alla Procura dei Minori, dopo che Berlusconi aveva mentito alla Questura. Pensate che groviglio di menzogne e di falsi che vengono commessi in un'istituzione come la Questura di Milano, trasformata in un bazar medio orientale, perché bisogna sempre coprire la menzogna precedente. Essendo stata identificata la minore, non è vero, non hanno identificato niente, i documenti non sono arrivati. Si procedeva ad affidarla d'intesa con l'autorità giudiziaria. Il PM dei minori, Fiorillo, sono 2 giorni che dice: ma d'intesa cosa? Ma quale intesa? A me mi hanno presa in giro, mi hanno detto che l'avevano identificata.
Avevano detto che era la nipote di Mubarak e che si sapeva tutto di lei, non si sapeva niente. Ho detto tenetela lì oppure mandatela in comunità. Mi hanno risposto non ci sono posti nelle comunità. Oggi il Corriere della Sera rivela che in quella sera c'erano quattro comunità con posti disponibili, ma non sono state chiamate, perché bisognava eseguire l'ordine del Presidente del Consiglio. Voi capite che quando il Presidente del Consiglio, mentendo, costringe la polizia a violare la legge, allora qui il bunga bunga sta proprio fuori dalla porta. Il sesso non c'entra nulla. Le abitudini sessuali e i costumi sentimentali del Presidente del Consiglio non c'entrano nulla. Qui si sta parlando di tutt'altro. Qui il problema non è quello che è successo a casa di Berlusconi, è quello che è successo in questura a causa di quello che succede a casa di Silvio Berlusconi. Naturalmente, dato che siamo un paese poco serio, Berlusconi rischia più da questa storia che non per i suoi rapporti con la mafia, per le sue tangenti giudiziarie e non per le leggi vergogna, i conflitti di interessi, i fondi neri, gli scudi fiscali, e tutto ciò che sappiamo di lui. Rischia, però, stiamo attenti, non per una storia di sesso, rischia per una storia di abusi di potere che forse non sono gravi, anzi sicuramente non sono gravi come tanti altri capitoli della sua indecente biografia politica, imprenditoriale e umana. Ma sono comunque gravi. Non vi dico, immaginate che cosa succederebbe se si scoprisse che Obama o Sarkozy o Zapatero o Cameron o la Merkel hanno fatto una cosa del genere. Lasciamo perdere gli altri paesi con i quali ormai confrontarsi fa un po' ridere, si rischia la querela degli altri paesi. Ma pensate soltanto se si scoprisse che Fini, che Di Pietro, che Bersani, che Vendola, che qualunque altro politico italiano, dopo aver organizzato festini con prostitute e con minorenni, fornite da persone che oggi sono indagate per favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, ha mobilitato la sua scorta e la questura per dichiarare il falso, ingannare una procura, violare le leggi che i poliziotti dovrebbero far rispettare dagli altri e rispettare essi stessi per primi. Ecco, immaginate che cosa si direbbe a porta negli altri talk show e sui giornali del fatto che queste persone, se avessero fatto queste cose, non si sono ancora dimesse. Non è la cosa più grave che lui ha fatto, ma è una cosa molto grave. E quindi stiamo attenti al solito risolino ironico di quelli che dicono c'è di peggio, oppure di quelli che dicono ha fatto di peggio, oppure di quelli che dicono ma poveretto, dopo con la vita di inferno che fa, un po' di gnocca anche a lui gli fa bene alla sera. Perché un anno fa, anche a causa di alcune campagne moralistiche, dove non si riuscivano a distinguere gli aspetti privati dagli aspetti pubblici, Berlusconi riuscì addirittura ad avvantaggiarsi degli scandali cosiddetti sessuali di Noemi, di Daddario, delle foto dei festini di Villa Certosa, delle denunce di Veronica, perché appunto si era messo l'accento sul sesso, che è totalmente privo di alcun interesse pubblico. Il problema non è se a Berlusconi piacciono le donne, quante gliene piacciono, quante se ne porta a letto, quante se ne porta a casa e che cosa ci fa. Il problema è come questi comportamenti influenzano la sua condotta pubblica. E noi vediamo che questo personaggio passa metà del suo tempo a fare queste cose e l'altra metà del suo tempo a coprire quello che ha fatto con Previti, con Dell'Utri, con Mills, con Mangano,
ma anche con minorenni, ma anche con prostitute, ma anche con papponi, spesso collegati anche a traffici di droga, vedi il caso Tarantini. L'unica cosa che non fa è governare. Dopodiché ci racconta che per poter governare bisogna liberarlo dai processi. Beh, insomma, non credo che occorra essere di sinistra per capire che un paese come l'Italia, messo come l'Italia, non conviene essere governato da una persona che per metà del tempo va a puttane e per l'altra metà del tempo cerca di coprire il fatto che va a puttane. Passate parola e se riuscite date un'occhiata alla campagna abbonamenti del Fatto Quotidiano e abbonatevi. Grazie, buona settimana.